Salve a tutti, oggi voglio parlarvi della dominazione sveva in Sicilia. Nell'ultimo video che avevo fatto, io ho parlato invece dei Normanni in Sicilia e gli svevi arrivano appunto dopo la dominazione normanna. In totale la dominazione sveva durò circa 75 anni, quindi dal 1194 al 1268, e si sono succeduti quattro re. Il primo fu il re Enrico VI, che era anche imperatore di Germania, durò 3 anni, dal 1194 al 1197. A lui successe il figlio Federico II, che ancora aveva solamente 3 anni, quindi prese, diciamo, le redini del regno sua mamma Costanza d'Altavilla, che poi morì dopo un anno. Comunque alla fine Federico II regnò per più di 40 anni. A lui successe il figlio Manfredi per circa 6 anni e a Manfredi suo figlio Corradino per circa 2 anni. Poi dopo la dominazione sveva sono arrivati gli Angioini che hanno sconfitto Corradino anche grazie al Papa che assegnò la corona di Sicilia agli Angioini e iniziò un'altra storia. Ecco, la dominazione sveva comunque è ricordata soprattutto per Federico II, questo grandissimo re di Sicilia e poi divenne anche imperatore del Sacro Romano Impero, quindi aveva delle terre, possedeva delle terre dalla Polonia alla Sicilia. Queste terre erano intervallate solamente da un piccolo stato nel centro Italia, che era lo Stato Pontificio. Ed ecco che spesso appunto Federico II fu in contrasto con il Papa, anche se all'inizio fu chiamato figlio della Chiesa, poi invece divenne l'anticristo e visse in perenne scomunica, perché molti papi lo scomunicarono, ma soprattutto Federico II è ancora oggi ricordato per essere chiamato Stupor Mundi, anche quando lui era in vita già lo chiamavano Stupor Mundi, cioè la meraviglia del mondo, perché meravigliò tutti a quell'epoca, perché veramente adottò delle strategie governative molto innovative, era una persona molto aperta mentalmente, era molto amico dei musulmani e quello era un periodo che si faceva la guerra, le crociate ai musulmani, invece il suo esercito, proprio le sue guardie del corpo erano musulmani, ma anche comunque fu molto tollerante con gli ebrei, quindi è un personaggio molto carismatico sicuramente. Anche se devo dire, alla luce dei miei studi che ho fatto, per la Sicilia non fu proprio un bene la sua presenza, perché gli Svevi hanno comunque ereditato un regno che stava veramente bene, aveva dei capitali molto importanti, anche Palermo e altre città siciliane erano tra le città più importanti dell'epoca, mentre loro lasceranno, diciamo così, il regno agli Angioini. Lo lasceranno in maniera diversa. Ora, ecco, andiamo a vedere di preciso cosa avvenne in questo periodo. Allora, adesso inizierò una sintesi appunto della dominazione sveva e dei vari re che si sono succeduti. Quindi, quando morì l'ultimo re normanno Tancredi, suo figlio Guglielmo III fu subito incoronato re a Palermo. Ma non fece in tempo a governare perché era solo un ragazzo e la madre prese il suo posto. Nel frattempo, però, alcuni baroni siciliani si ribellarono alla corona normanna e accolsero con favore l'imperatore di Germania Enrico VI, che avendo sposato Costanza d'Altavilla, che era la figlia del re normanno Ruggero II, si sentiva Enrico VI l'erede diretto della corona di Sicilia e il giorno di Natale del 1194 fu incoronato re a Palermo. Agli occhi però del nuovo sovrano, la Sicilia era un'appendice della Germania, l'angolo più remoto di un vasto impero. Furono portati infatti via dei capitali accumulati da generazioni e si disse addirittura che 150 muli carichi di tesori avevano attraversato le Alpi e fu così che le vesti ingioiellate di Ruggero II sono finite in un museo di Vienna, dove ancora oggi sono. E certamente diede l'impressione a Enrico VI di essere venuto solo per raccogliere un bottino di guerra, usando i suoi soldati per raccogliere tributi. Regnò molto con la crudeltà,
col terrore. Anche Dante Alighieri lo descrisse un vento impetuoso. Annientò fisicamente gli ultimi principi normanni e fece incoronare con una corona rovente il suo antagonista Giordano, che insidiava il suo trono. Nel 1197 muore Enrico VI e suo figlio Federico II, all'età di 3 anni, diventa re di Sicilia. Dovete pensare che Federico II lo conosciamo così, ma lui fu chiamato Federico Ruggero perché lui era nonno paterno di Federico Barbarossa e nonno materno di Ruggero II, il grande re di Sicilia normanno. Quindi insomma aveva 2 nonni eccezionali. Comunque, essendo divenuto re all'età di 3 anni, sua mamma, la regina Costanza d'Ottavilla, figlia appunto di Ruggero II, divenne la reggente del regno. Ma morì subito, dopo un anno, nel 1198, non prima però di aver nominato il Papa Innocenzo III tutore di suo figlio. Quindi il Papa manda a Palermo il vescovo di Bitonto, della cattedrale di Bitonto in Calabria, per far crescere Federico sotto la tutela appunto della Chiesa. E quindi Federico passerà la sua gioventù a Palermo e a 14 anni, alla sola età di 14 anni, nel 1208, sposa Costanza d'Aragona, che era 11 anni più grande di lui, e già sempre a quell'età, a 14 anni, prende le redini del governo del Regno di Sicilia direttamente lui, quindi diviene vero e proprio re di Sicilia a soli 14 anni. Allora, naturalmente io mi focalizzerò su ciò che Federico II fece in Sicilia, ma lui girovagava per tutto il suo impero. Infatti, dovete sapere, facciamo una breve parentesi, che per 8 anni lasciò la Sicilia, dal 1212 al 1220, perché venne incoronato re di Germania e d'Italia, dove per Italia si intendeva il nord Italia, venne incoronato dal Papa, appunto imperatore, ma in cambio lui però doveva promettere al Papa che manteneva sempre divise le due corone di Germania e di Sicilia, e così fece comunque. In seguito lui fece molte battaglie, fu vittorioso anche in alcune lotte contro il papato, perché poi fu scomunicato, insomma, molte storie. Fece delle guerre contro i comuni italiani e riuscì anche a sconfiggere la Lega Lombarda, conquistando il Carroccio, il mitico Carroccio della Lega Lombarda, e lo mandò come regalo al Papa. E poi fu sempre in guerra anche con alcuni baroni tedeschi che le volevano usurpare. Fu poi in seguito sceso nel sud Italia, ma non venne in Sicilia. Soprattutto lui si fermò nella zona della Puglia, Melfi divenne quasi la sua capitale e fece delle azioni di governo spostandosi in tutto il sud Italia. Tra le tante cose che lui fece, fondò anche la prima università laica d'Europa a Napoli, l'università che ancora oggi si chiama Federico II. Poi scrisse un codice di leggi veramente innovativo per l'epoca, conosciuto come Liber Augustalis o anche come Costituzione di Melfi, dove veramente dettava insomma delle leggi su come bisognava governare il suo regno di Sicilia. Poi sempre spesso organizzava de delle riunioni, dei parlamenti per sentire i pareri anche degli altri baroni. Questi parlamenti erano spesso itineranti in varie parti del Regno di Sicilia. Poi finalmente, sotto richiesta del Papa, fece una crociata, quindi andò a Gerusalemme, ma il Papa non rimase contento perché riuscì a conquistare Gerusalemme senza spargere sangue. Infatti non fece una guerra, ma fece un accordo di pace col sultano musulmano, perché comunque tra di loro andavano di pace e d'accordo, e ciò non piaceva completamente al Papa. Pensate che poi a Gerusalemme lui stesso si incoronò re di Gerusalemme, quindi la corona non gliela diede né il Papa né Gesù, come fece il normanno, i due normanni Ruggero, ma se la mise lui stesso la corona di re di Gerusalemme. Era una cosa molto emblematica. Nel frattempo, quando finalmente tornò in Sicilia, purtroppo in Sicilia la situazione era cambiata, non c'era più quell'atmosfera di pace che avevano lasciato i normanni, perché
perché molti nuovi signori cristiani, in assenza di Federico II, furono meno comprensivi e più esigenti verso i musulmani rimasti in Sicilia, ed essi, i musulmani, si ribellarono, si rifugiarono nelle campagne ed arrivarono anche a prendere la città di Agrigento, tennero sotto sequestro il suo vescovo per circa un anno. Si perse proprio la pace. Nel frattempo anche questi baroni cristiani volevano un po' usurpare le terre demaniali e quindi costruirono anche dei castelli privati. E quando ritornò Federico II, cosa fece lui? Intanto, per contrastare questi musulmani ribelli, incendiò le campagne dell'interno della Sicilia, spesso incendiando tutti i raccolti di grano, e anche incendiò moltissime foreste. E finalmente, dopo un po', riuscì comunque ad acchiappare questi musulmani, che poi spedì tutti i musulmani di Sicilia, li spedì in una città della Puglia, a Lucera, dove raccolse circa 16.000 musulmani, pensate. Ma lui comunque non fece ciò perché erano musulmani, non per la religione, ma perché si erano ribellati a lui. E poi addirittura le sue guardie del corpo personale divennero questi arabi, perché erano abili nell'utilizzare l'arco e le frecce. E poi non solo, fece distruggere anche questi castelli, diciamo così, abusivi, privati, che questi baroni siciliani cristiani avevano costruito. E invece lui stesso fece costruire dei castelli demoniali, come a Catania, il bellissimo Castello Ursino, che ancora oggi possiamo ammirare, o a Siracusa, il Castello Maniace, anche ad Enna, dove abbiamo ancora oggi la Torre di Federico, o anche a Salemi, il Castello di Salemi, e in altre parti della Sicilia. Quindi praticamente ogni città era dominata da un castello reale. E questi non erano castelli residenziali, ma militari. Quindi in questo modo l'autogoverno delle città non fu mai concesso, e la Sicilia era ancora una regione abbastanza ricca dove avrebbe potuto svolgersi una vigorosa vita cittadina, come è successo nel nord Italia, ma in realtà essa non conobbe mai nulla di simile ai liberi comuni esistenti appunto nell'Italia del nord, perché l'autonomia comunale avrebbe ridotto di molto i privilegi reali. Quindi ci tengo a sottolineare che la sottomissione delle città operata da Federico aiutò a far sì che non si formasse mai una classe di mercanti o di amministratori indipendente e abbastanza vigorosa da controbilanciare l'aristocrazia terriera, e questa mancata sfida all'aristocrazia sarebbe stato un fattore fondamentale nel declino politico, culturale ed economico della Sicilia, purtroppo. Inoltre, lui monopolizzò molte attività che prima erano anche private, alcune di esse. Infatti, tutte le miniere e i minerali della Sicilia furono reclamati come monopolio reale, e solo gli agenti della corona potevano vendere ferro, acciaio, catrame, canapa, seta e grano. La stessa cosa per quanto riguarda l'industria delle tinture e l'industria del sale, perché c'erano le famose saline che ancora oggi tutti ammiriamo. Inoltre aumentò molto anche il gettito fiscale. Per quanto riguarda anche l'architettura, infatti ci ha lasciato pochissime cose a parte Castelli, perché a differenza dei suoi predecessori, egli non fece donazioni a nuovi monasteri e vescovati, ma preferì costruire castelli, perché comunque era anche molto ribelle nei confronti della Chiesa, e gli ecclesiastici dovevano pagare la tassa, come i laici, che prima invece non le pagavano le tasse, la collecta era chiamata questa tassa. E comunque, per quanto riguarda l'architettura, ad esempio, se prendiamo la città di Palermo, oggi non vediamo nulla di svevo, non ha lasciato nulla, perché la città nel XIII secolo non ebbe nuovi edifici che potessero reggere il confronto con quelli che fecero i Normanni un secolo prima, e Palermo rimase alla fine una città morta. Poi
Poi col fatto che aveva cacciato tantissimi musulmani, in realtà erano loro la forza lavoro, la maggior parte della forza lavoro, aveva incendiato tutte queste terre, quindi la produzione granaria della Sicilia scomparse del tutto per un certo periodo. Insomma, tutta questa serie di campagne causò dei gravi danni alla Sicilia, anche per quanto riguarda la maggior parte degli artigiani industriali erano musulmani. E anche alcuni imprenditori agricoli, quindi veramente il commercio e le produzioni agricole veramente furono danneggiate tantissimo. Vi ho raccontato quindi un po' di episodi spiacevoli per la Sicilia che magari gli storici non raccontano mai quando parlano di questo stupor mundi. Però parliamo un po' delle cose belle che fece anche per la Sicilia. Infatti, nel suo mecenatismo personale, l'imperatore propendeva più per la scienza che per le arti, ecco perché non ci ha lasciato tante opere architettoniche e artistiche, perché lui prediliva circondarsi nella sua corte con di studiosi, no? Studiosi di tutto il mondo che venivano da Oxford, da Parigi, dall'Egitto, quindi musulmani, cristiani, gente ebrei di tutti i tipi, astronomi, matematici, soprattutto lui. Frequentava la sua corte Michele Scoto, che era un grandissimo medico e astrologo dell'epoca, ma anche Teodoro, che era un greco di Egitto, insomma, tantissimi studiosi. Era anche un amante degli animali, aveva uno zoo personale, anche un giardino botanico, ma nel suo giardino zoologico aveva animali di tutto il mondo, come anche cammelli, ad esempio, sia a Melfi che a Palermo questo. Comunque lui era molto appassionato di caccia con il falcone e addirittura passò 30 anni a studiare i falchi, tanto che lui ci ha lasciato un trattato scientifico che ancora oggi è molto ammirato, sulla caccia col falcone, che si chiama il De Arte Venerandi cum Avibus, dove ci sono anche delle bellissime vignette in questo libro scritto in latino. Poi in Sicilia fondò una città nuova, Augusta, però ne distrusse un'altra, Centuripe. Infatti la gente di Centuripe si erano ribellati a lui. Lui fece proprio radere al suolo la città di Centuripe e praticamente trasportò le persone da Centuripe ad Augusta, fondando questo nuovo centro che lo chiamò Augusta perché lui era l'Augusto. Infatti fece fondare coniare anche delle monete chiamate Augustalis, dove lui veniva ritratto con la faccia di profilo come l'imperatore romano Augusto. Nella città di Augusta fece costruire anche là un castello, ancora oggi che lo possiamo ammirare, chiamato Castello Svevo. Non solo, vicino a Augusta, dove lui ogni tanto magari si recava così a fare queste battute di caccia, fece costruire un enorme parco praticamente privato per fare queste battute di caccia, dove fece costruire un grande invaso artificiale che ancora oggi lo vediamo ed è del biviere di Lentini. Ecco, poi soprattutto un'altra cosa, fondò la scuola poetica siciliana a Palermo, dove anche per ammissione di Dante Alighieri e di Petrarca nacque in questa corte la letteratura italiana. Infatti il più grande poeta di questa corte fu Jacopo da Lentini, che è considerato l'ideatore del sonetto. Dante poi lo citerà nella Divina Commedia anche come il notaro di Federico II. Il suo sonetto forse più bello che ci è arrivato è Amore è un desio. Federico comunque morì nel 1250 in uno dei suoi tanti castelli pugliesi a Fiorentino di Puglia, circondato dal suo seguito musulmano. E il suo corpo fu poi portato a Palermo per l'inumazione, perché nella cattedrale di Palermo si trovavano le altre tombe monumentali che ancora oggi possiamo ammirare dei suoi avi. Poi, dopo la sua morte, a lui successe il figlio Manfredi per circa 8 anni, però nel frattempo, dopo la sua morte, il Papa aveva destinato la corona di Sicilia agli Angiò, a questa nobile famiglia francese. Infatti nel frattempo scesero, ci fu una guerra, sconfissero Manfredi,
Poi sconfissero anche il figlio di Manfredi Corradino e quindi nel 1266 gli Angioini conquistarono già la parte continentale del Regno di Sicilia e nel 1268 conquistarono tutto il Regno di Sicilia, Sicilia compresa. E quindi poi inizia tutta un'altra storia, inizia la dominazione angioina di cui già ho fatto un video che porterà poi alla rivoluzione siciliana, alla guerra dei Vespri. Ok, quindi ho cercato di sintetizzare un po' questa dominazione sveva e soprattutto la vita e le opere, diciamo così, di Federico II, un personaggio sicuramente carismatico, ancora oggi ricordato da tanti storici, però io da siciliano ho cercato di sottolineare anche alcuni aspetti negativi che lui ha creato in Sicilia. Comunque, ognuno si fa le sue considerazioni. Io ho cercato di sintetizzare la sua vita. Da siciliano, diciamo, io ammiro molto di più la figura del re normanno Ruggero II. Veramente lui è stato un grande. Lui ha reso la Sicilia veramente centro del Mediterraneo, diciamo così, in quel periodo. Comunque, detto ciò, spero di avervi tenuto compagnia. È un po' avervi fatto fare un viaggio in questa Sicilia sveva. Vi ringrazio a tutti e alla prossima. Enjoy Sicily!